Non si ferma la corsa playoff, la corsa verso un sogno chiamato Serie A per il Südtirol di Pierpaolo Bisoli. Inarrestabile la formazione altoatesina in questo 2023, dopo la sconfitta subita lo scorso 26 dicembre nell'ultima giornata del 2022 al Druso contro il Modena di Attilio Tesser. 5 vittorie, 3 pareggi, sono 8 risultati utili consecutivi per la formazione altoatesina allenata, come detto, da Pierpaolo Bisoli. Il rendimento in trasferta è cresciuto giornata dopo giornata, basti pensare che è arrivata solamente una sconfitta al Luigi Ferraris nel giorno dell'esordio, peraltro, nella panchina del Grifone di Alberto Gilardino. Una sola sconfitta nelle ultime 11 gare e per ben 7 volte la porta di Giacomo Poluzzi è rimasta imbattuta. Sono dati eloquenti, sono dati che fanno davvero paura e che mettono sicuramente pressione alle altre squadre che stanno lottando per un posto in Serie A, che stanno lottando per il secondo posto in classifica. Come detto, Genova a quota 47 punti, subito dietro il Bari a quota 46, ma ci sono sicuramente anche Südtirol, Reggina e Pisa per quanto riguarda la lotta alla Serie A, per quanto riguarda questa bagarre per il secondo posto in classifica. Io partirei però da una domanda nei vostri confronti: è nata una stella ieri sera al Ciro Vigorito? Punto interrogativo. Probabilmente sì, perché Mustafà si sta letteralmente prendendo tutto. Lì davanti ha sfruttato una giornata di grande preoccupazione con le assenze di Mazzocchi e di Rafael Odogwu, il riferimento principale, il terminale offensivo con il quale Pierpaolo Bisoli ha affrontato questa prima parte di 2023. Ecco che Mustafa Cissé, dopo il gol, peraltro grazie all'assist di Rafael Odogwu sabato pomeriggio al Druso contro il Palermo di Eugenio Corini, ha sfruttato la grande chance e ha realizzato il secondo gol nel campionato, secondo gol consecutivo per l'attaccante originario della Guinea, che un anno fa, precisamente lo scorso 20 marzo, allo stadio Dall'Ara, decise il match tra Bologna e Atalanta. Primo gol nella massima serie, poi 6 mesi in prestito alla Pisa, con sia sotto la gestione tecnica di Rolando Maran prima e Luca D'Angelo poi, poche fortune per Mustafa Cissé, che ha cambiato aria e l'aria dell'Alto Adige ha sicuramente svoltato in questa seconda parte di stagione. Quindi secondo gol consecutivo per Mustafa Cissé, un'azione perfetta di contropiede con il lancio lungo di Poluzzi, palla toccata, sfiorata dal Bati Larivei e contropiede finalizzato sull'asse Matteo Rover. Mustafa Cissé che anticipa tutti, anticipa lo stesso Letizia e batte Paleari per il gol del momentaneo e poi anche definitivo 2-0 per il Südtirol. Subito pericolosa la formazione di casa sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa di Belardinelli e all'undicesimo invece grande chance sprecata sull'asse Letizia Simico, l'ex Crotone che manca al gol da un anno, che non riesce a superare in uscita e Poluzzi. Gol sbagliato, potenziale occasione da gol sprecata per gli uomini di Roberto Stellone.
Gol subito perché il Südtirol all'undicesimo passa con il cross perfetto da parte di Siega. Attenzione perché dal rinvio di Poluzzi, palla ben gestita nel cuore del centrocampo da Mustapha Cissé che pesca e che cerca e trova Nicolas Siega, cross perfetto a centro area dove Luca Belardinelli anticipa e full on e batte di testa Paleari per il gol del vantaggio altoatesino. Secondo gol in campionato, secondo gol in trasferta. L'ultimo era arrivato lo scorso 4 febbraio allo stadio Romeo Anconetani contro il Pisa di Luca D'Angelo, l'ultima vittoria che risaliva ad inizio mese. Dopo tre pareggi consecutivi, dopo la beffa clamorosa al Druso contro il Como di Moreno Longo e dopo sicuramente gli altri due pareggi che sono arrivati, ecco il ritorno al successo per la formazione di Pierpaolo Bisoli. Un primo tempo che vede comunque la formazione altoatesina pericolosa con il sinistro sempre su sponda di un appositivo Mustapha Cissé, la rimessa con le mani da parte di De Colle, la sponda di Cissé per il sinistro a lato di Capitan Fabian Tait. Al 24esimo si vede anche la formazione di casa con il tentativo con il destro a rientrare da parte di Caric. Caric pericoloso anche a fine primo tempo sul pallone perso a centrocampo dalle Abati. E Larry Bay, il tentativo dalla distanza, parato senza troppi problemi da un attento Poluzzi. Inizio ripresa che vede anche dei cambi. Carfora, classe 2006 per Roberto Stelloni, Fiordilino e Rover per l'uomo assist in quel del primo tempo per Luca Belardinelli. Stiamo ovviamente parlando di Nicolas Siega. Cambio che però sì, cioè, vedendo quello che poi è successo nel corso del secondo tempo, cambio perfetto perché esce il primo uomo assist ed entrerà Matteo Rover che su una bella azione personale al 59esimo regala il pallone del 2-0 da spingere solamente in porta a Mustapha Cissé, lo stesso Rover pericoloso con il destro e poi nel finale due tentativi di testa, prima da parte di Lagumina al 78esimo e poi il colpo di testa parato a terra, sempre da un attento Poluzzi da parte di Pastina. Quindi, ragazzi, sicuramente una prova a tutto cuore, una prova quasi perfetta, come sempre, per il Südtirol di Pierpaolo Bisoli che raggiunge quota 44 punti in classifica, continua da una parte il sogno playoff, continua dall'altra la speranza di lottare fino all'ultima giornata con Genova e Bari per giocarsi il secondo posto in classifica, le chance di doppia promozione per il club altoatesino. Un grande successo in uno stadio mai semplice al Ciro Vigorito. Ci pensa il colpo di testa di Luca Belardinelli, il secondo gol consecutivo per un attaccante vero, per un vero e proprio predestinato, Mustapha Cissé. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!